5 contadini hanno lanciato il proprio appello per trovare l'amore. C'è Enrico, detto il Noll, candido contadino del Trentino. Ah, l'amore è una roba complicata, eh. È più facile fare il contadino. C'è Dario, il timido marchigiano. Mai dire mai che arriva qualcuna che mi scombussola la vita. Gran lavoratore e desideroso di rimettersi in gioco sentimentalmente. C'è Stefano, detto Patata Joe, Salentino Doc, che ha già un grande amore da coltivare, sua figlia Maria. Adesso che lei è più grande, ha detto papà, è ora che tu metti la testa a posto. C'è Alessandro, il grande cuore della Sardegna, che vuole lasciarsi il passato alle spalle. Mi stavo anche per sposare. Come se mi avevo comprato la casa, è sparita lì. Il giorno dopo che l'ho fatto scendere la cucina. Infine c'è Teodoro, coltivatore di canapa e signore assoluto della bellissima e isolata Magione di Vamperti in Toscana. Io cerco una ragazza che riesca a vivere, non soltanto a villeggiare qua. Le pretendenti, ragazze di città desiderose di innamorarsi e di cambiare vita, hanno risposto all'appello dei contadini. E le lettere che hanno scritto sono arrivate a destinazione. Oggi, contadini e pretendenti si incontreranno per la prima volta. Per alcuni di loro potrebbe essere l'inizio di una grande storia d'amore. Questa è la magia del contadino cerca moglie, il programma che ti fa trovare l'amore, sempre in campagna. Oggi è un giorno speciale. I nostri contadini stanno per conoscere le ragazze che hanno risposto ai loro appelli con delle lettere d'amore scritte a mano, come una volta. E se i cuori in qualche modo si sono già parlati, ora bisogna metterci la faccia. Perché stanno per iniziare gli speed date. Pretendenti, come state? Emozionate? Vi do una possibilità, se volete potete andare via adesso. Qualcuno vuole abbandonare? Nessuna? Cioè, siamo arrivate fin qui, giustamente. Io amo questo programma, ci credo tantissimo ed è in questo programma che qualcuna di voi potrebbe incontrare l'amore, quello con la A maiuscola. È un programma che va dalla A alla Z. Dalla A di amore alla Z di zappa. Perché sapete che la vita in campagna è molto bella, ma comporta anche tanta fatica. Siete disposte a faticare? Certo, ovviamente sì. Allora, i contadini sono qui e stanno per arrivare. Voglio affrontare questa sfida, non vedo l'ora. Forse questo è il giorno giusto, magari. Cerco qualcuno che mi completi. Sono venuto per capire che cos'è l'amore. Ragazze, li volete conoscere veramente? Sì. Ultima possibilità, qualcuno vuole mollare? No. Sicure? Sì. Vi piace tenervi sulle spine, ragazze? Mi piace. Facceli vedere. E allora, ragazze, arriva il grande cuore dalla Sardegna. Vi presento Alessandro. Vieni, Alessandro. Eccolo. È una bellissima sensazione, ho tanta voglia di conoscerlo, non vedo l'ora. Ciao. 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 Ehi, sorpreso. È contento. Mi è piaciuto, tipo miau, sexy. E chiamo il secondo contadino, pretendenti, pronte? Timido, sorridente. Sì. Ah, però sorride. Che poi sono i peggiori, ve lo dico, eh. Dall'ermo colle di leopardi, pretendenti, vi presento Dario! Sono molto emozionata, molto curiosa. Tutto bene? Sì, sì, sì. Nervoso? Abbastanza, okay. Ragazze! Ciao! Piacere!
Meglio dal vivo, direi, che in foto, in video. Sì, davvero un bell'effetto. In ogni grande squadra che si rispetti non può non esserci un fuori quota. Una persona veramente molto carina, veramente molto sensibile. Se volete potete chiamarlo Patata Joe, ma il suo vero nome è Stefano! Come fai a spiegare un'emozione che non hai mai avuto? È la prima volta che ce l'ho, è la prima volta che faccio una cosa così. E sono tante, eh? Eh sì. Scegliere quelle giuste sarà veramente difficile, sì sì. Manca solamente un contadino. È una valanga di candore, semplicità, simpatia, pretendenti. Vi presento il Nol, o meglio Enrico! Eccolo! Sono molto agguerrita. Ciao. 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 Ma neanche quando ci facevamo, quando ho fatto l'esame di maturità, è stata una passeggiata. Mai avuto questa storia. Enrico, tranquillo, non sono solo due, anche nel tuo caso, sì, purtroppo abbiamo qualcuno in isolamento. Con calma arrivano bene. Meglio di quello che immaginavo, mi piace. Sì, sì. Che bello questo primo incontro, ragazzi, quanta emozione, quanti sguardi. Purtroppo c'è qualcuno che questo primo incontro se lo sta perdendo. Ed è il quinto contadino di questa edizione, che è Teodoro. Teodoro, dove sei? Eccolo qui. Ciao Teodoro, come stai? Ehi, dai. Ora non vorrei infierire, ma ti stai perdendo una giornata pazzesca, ma infatti vi invidio un sacco, ragazzi. Però voglio dirti che non ci sono neanche le tue pretendenti, ti sono rimaste fedeli e quindi le porterò io personalmente da te a Vamperti in Toscana e tu giocherai in casa, quindi deciderai lì a chi fare la proposta di rimanere o meno appunto all'interno della tua fattoria. Può andar bene? Va bene, non c'è problema, siete tutti benvenuti.